Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Dunque, FIFA PES pronostico di Juve-Atalanta, e ovviamente abbiamo qua Pro Evolution Soccer. Dunque, la formazione dovrebbe essere più o meno questa, con secondo me ancora Danilo a sinistra, perché secondo me Alexandro non recupererà pieno. Non mettiamo qua Dagli. Ecco, qua c'è Buffon in porta, ma secondo me alla fine con l'Atalanta giocherà Wojciech, Szczęsny, quindi Szczęsny. Quadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo, Rabiot, Pjanic, Bentancur, Bernardeschi, Dybala, Ronaldo. Diciamo la stessa identica formazione che ha visto la Juve battere il Torino nel derby, tranne Buffon appunto in porta al posto di... cioè giocherà Szczęsny invece che Buffon. Ovviamente si gioca all'Allianz Stadium e iniziamo dunque con questa partita che sarà nella realtà tutt'altro che facile, perché l'Atalanta viene da 9 vittorie consecutive, è una squadra che dà la sensazione di essere leggermente in calo ma continua a vincere, e noi abbiamo buttato via i 3 punti gettandoli letteralmente alle ortiche. Contro il Milan, una partita che era stravinta, che aveva visto un Rabiot sugli scudi, un grande Cristiano Ronaldo, ma alla fine siamo riusciti a perdere per 5 minuti di ordinaria follia. Allianz Stadium, Juventus-Atalanta, possiamo anche cominciare e iniziamo. Dunque, vediamo di portare a casa questo FIFA pronostico, questo PES pronostico, e poi ovviamente anche poi la partita sabato sera, perché va bene tutto. Io intanto vi ricordo che stasera, come tutte le vigilie delle partite, ci sarà il video delle probabili formazioni, fatto sempre con Pro Evolution Soccer, che probabilmente credo che sia una delle migliori formazioni. Attenzione, tanto pallone dentro, Ronaldo fuori gioco. Anzi, era Dybala che è andato a colpirla di testa, ma era fuori gioco. Bella idea di Bernardeschi, ma la Hoja fuori, oltre la linea, nettamente direi. E dicevo appunto che è un, credo, un format carino, perché alla fine credo che sia un format che vi permette di vedere più o meno anche come posso dire, anche i nomi e i giocatori, non soltanto a voce, ma avete più o meno un'idea di come possono andare. Di solito le sto prendendo tutte, le probabili formazioni, quindi siamo curiosi anche sabato di vedere la Juve con De Ligt e Dybala, anche perché ragazzi, De Ligt, Dybala, quello che volete, perché ragazzi, sinceramente, Rugani è stato una cosa allucinante. Credo sia stato il migliore in campo del Milan. Attenzione, Ronaldo, zona tiro, ancora sgambettato, tutto regolare secondo l'arbitro che sta arbitrando, lasciando correre molto. Adesso Muriel Malinowski, Muriel che è impressionante quest'anno, ragazzi, incredibile. Giocatore che tocca un pallone e ne butta dentro tre, cioè, pazzesco. Ha una media realizzativa altissima, così come però bisogna dire che noi con CR7 abbiamo uno dei migliori giocatori del mondo, secondo me ancora oggi il migliore, anche perché Ronaldo, ricordiamolo, cioè al di là di tutto è un giocatore che in questo momento è a tre soli 3 gol da Immobile, che ha fatto la migliore stagione in carriera. Ronaldo, attenzione, Ronaldo, pallone dentro rete, ha segnato Bernardeschi. 1-0 Juve, Bernardeschi, bella azione di Ronaldo, palla in mezzo e Bernardeschi fa 1-0, gol pesantissimo, ovviamente evitiamo il blackout, ma gol ovviamente pesante che mette in discesa la partita. Pjanic prova a cercare il lancio lungo, troppo lungo, infatti facile presa dalla difesa dell'Atalanta. Poi Dybala lotta, vince il contrasto, Dybala, si addormenta l'Atalanta, Sportiello o Gollini, non so chi è che c'è in porta in questo pronostico, sicuramente ci sarà Gollini domenica, ma sabato, scusate, altro che domenica. Attenzione, Dybala ancora rientra di destro! E Sportiello in questo PES pronostico. Certo che Dybala che tira di destro non si vede mai. De Ligt che fa vedere, insomma, tutte le sue qualità. È impressionante De Ligt, comunque la differenza di una squadra con De Ligt e senza De Ligt, è un giocatore davvero impressionante. Fuori gioco sia di Dybala che di Bernardeschi. Intanto bella la giocata di Ronaldo, ma inutile. Rinvia Sportiello. Palla messa fuori. Gioca il pallone la Juve. Bernardeschi perde il pallone. Bernardeschi prova a riconquistarlo e questo è fallo. Vabbè, qua lasciamo perdere. Fortuna che a PES non ci sono i falli di mano, se no sarebbe un rigore a partita anche qua. Riusciamo a venire fuori palla a piede, finisce il primo tempo, 1-0 per la Juve. Chiaramente nel secondo
l'Atalanta dovrà cercare ovviamente qualcosa in più. Ed è iniziato il secondo tempo subito. De Ligt, Rabiot, come detto, grande, grande crescita di Rabiot, sta diventando un giocatore totale. Adrien Rabiot, giocatore che oggettivamente post-Covid ha lavorato bene e si vede obiettivamente tutto un altro giocatore rispetto a quello visto all'inizio dell'anno. Adesso speriamo che anche il gol meraviglioso fatto col Milan, che poi purtroppo è stato inutile ai fini del risultato, speriamo che servirà a sbloccarlo definitivamente, perché a mio avviso Rabiot è uno dei più forti centrocampisti che abbiamo in rosa e può veramente venire fuori un campione di livello assoluto. Io vedo potenzialmente, poi chiaramente non è che deve per forza rispettare le aspettative, potenzialmente lo vedo un top assoluto. Attenzione Bernardeschi, uno contro uno, Bernardeschi è bravissimo, Palomino che anche nella realtà sta facendo un campionato, una stagione spettacolare. Palla girata da Cuadrado, fermato Ronaldo, vediamo Rabiot, bravissimo Adrien Rabiot. Rabiot tenta un altro tiro deviato, intanto comincio già a chiamare i cambi, almeno il cambio, fuori Berna, dentro Douglas Costa, e io direi però anche di togliere Bentancur e mettere Matuidi, va. Tanto 70esimo. Sabato, a parte gli scherzi e parte il PES pronostico, io credo che sia una partita veramente fondamentale, che se dovessi tu vincere con l'Atalanta sarà molto difficile per gli avversari, anche perché la Lazio, parliamoci chiaro, e già non la vedo messa bene adesso, figuriamoci tra 2 o 3 partite, quando avrà completamente esaurito, credo, le energie. Dybala tanto tira, ci mette 3 ore, facile per Sportiello intervenire. E siamo quasi all'ottantesimo. Rabiot fermato. Attenzione perché De Ron non trattiene il pallone. Partita comunque dove la Juve in questo PES pronostico non ha assolutamente rischiato nulla. Ha fatto una partita solida. Ronaldo difende palla, gran giocata di Ronaldo. Ronaldo fermato proprio nel momento del passaggio del tiro. Matuidi gira per Cuadrado. Cuadrado gira per Douglas Costa, Douglas Costa rientra, Douglas Costa sul pallone dentro Dybala, liscia, ma è ancora fuori gioco. Juve che ha giocato malissimo sulla linea del fuorigioco, o meglio ha giocato molto bene l'Atalanta. Siamo quasi ormai alla fine, la Juve sta portando 3 punti importanti a casa in questo PES pronostico, sarebbe assolutamente un risultato pesantissimo anche nella vera Serie A. Ronaldo! Tanto gran parata di Sportiello, avete visto intanto che si è scollegato il mio internet, ma chi se ne frega. Va a battere Matuidi, ma come Matuidi? Matuidi che batte il corner, ovviamente è una ciofeca, cioè l'unica cosa che non fa fare mai a Matuidi è battere i calci piazzati. Dybala lotta, Douglas Costa, il pallone arriva ancora, Dybala messo giù, tutto regolare, poi Douglas Costa, tiro deviato, finisce qui, vince la Juve, vince 1-0, c'era quel contatto con Dybala, molto rischioso, secondo me da rigore, ma fa niente, va bene così, 1-0, sarebbe una vittoria pesantissima anche nella realtà. Decide il gol di Bernardeschi, io vi saluto, vi do appuntamento col prossimo video, ragazzi, io vi ricordo stasera, come tutte le vigilie delle partite, le probabili formazioni, ciao a tutti.